Ecco, comandante, oggi per l'ostrazione delle coste, una giornata particolare per vedere anche l'attività della Guardia Costiera di Augusta. Sì, oggi siete stati invitati per quella che è la giornata della sicurezza in mare, una giornata che noi dedichiamo alla stampa per fare in modo che possa apprezzare e quindi divulgare quello che è i nostri compiti istituzionali, quindi quello che è il nostro lavoro. Ecco, la Guardia Costiera, quali sono stati gli interventi registrati quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo avuto degli interventi di soccorso di circa una decina di natanti che per avarie varie si sono ritrovati in grande difficoltà. Non abbiamo avuto ovviamente degli infortunati né dei sinistri, per cui complessivamente possiamo dire che la stagione balneare attualmente è andata abbastanza bene. Un giro di perlustrazione delle coste per vedere cosa e perché. Allora, un giro di perlustrazione delle coste dove vi faremo vedere quella che è l'attività ordinaria della Guardia Costiera di Augusta, dove sarà fatta un'attività ispettiva a bordo di un natante e controlleremo soprattutto quelle che sono le dotazioni di bordo dei natanti. Comandante, parliamo un po' di queste uniformi, sono dell'operazione Mare Sicuro a quanto pare. Sì, questa è la tenuta operativa che viene utilizzata durante le operazioni Mare Sicuro ed è caratterizzata dalla magliettina bianca con riportante il logo della Guardia Costiera e lo stemma, lo scudetto dell'Italia sul braccio sinistro. Sulla parte anteriore, questo è il logo Guardia Costiera, sulla parte anteriore viene indicato il grado. È ovviamente una tenuta operativa che è stata, diciamo, utilizzata in passato e poi è divenuta tenuta operativa a Mare Sicuro in ragione della sua versatilità e comodità per la tipologia di attività che vengono compiute a bordo. Ecco, operazione Mare Sicuro che inizia a giugno e finisce a settembre, in che cosa consiste? Allora, l'operazione Mare Sicuro inizia in tutta Italia il 17 giugno e termina quest'anno il 17 settembre. È un'operazione coordinata e disposta dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto ed è un'attività che mira essenzialmente alla salvaguardia della balneazione, per cui vengono poste in essere una serie di attività finalizzate al corretto svolgimento di tutte le attività che vengono fatte in questo periodo in mare. Ecco, comandante, siamo in navigazione, dove stiamo andando? Allora, la destinazione è Capo Faro Santa Croce, che è un'area balneabile nel comune di Augusta, è un'area intensamente frequentata sia da bagnanti che da unità da diporto, proprio per la sua particolarità, per il pregio anche naturalistico dell'area. E naturalmente serve anche a controllare. Certo, ovviamente serve anche a controllare in maniera tale che tutto possa svolgersi nella maniera più sicura. Questi sono dei controlli che effettuiamo solitamente alle unità da diporto. In questo caso si tratta di un'imbarcazione da diporto di bandiera lituana. Chiediamo solitamente i certificati dell'unità, la licenza che poi è la patente nautica, praticamente equivalente straniero per quanto riguarda le persone non italiane, quindi residenti in Europa o comunque fuori dalla comunità, dall'Italia, e l'assicurazione dell'unità. Questi sono solitamente i documenti che vengono controllati preliminarmente prima di procedere magari a un controllo delle dotazioni di bordo. Allora, solitamente vediamo. Generalmente cosa viene riscontrato? Solitamente quello più riscontrato durante la stagione estiva è la mancanza del contrassegno di assicurazione, che anche se per le auto non è più esposto e tutto, ma il certificato, quindi il documento vero e proprio che è stato stipulato l'assicurazione, solitamente è quello che non che manca l'assicurazione, ma che non hanno il certificato di assicurazione obbligatorio a bordo. Prevista una sanzione minima, quella è quella più ricorrente come documentazione. Come infrazioni invece che vengono solitamente fatte per poca attenzione, quella magari di navigare nelle zone dove ci sono bagnanti individuate per la balneazione, quindi avvicinarsi troppo ai bagnanti e a terra. Queste sono quelle più ricorrenti. Questa è una unità di classe 2000. Sono motovedette che già hanno una certa età, comunque vengono utilizzate
vengono utilizzate per attività di polizia marittima. Sono altre unità, le classi 800, che fanno l'attività SAR, sono pronte in caso di emergenza. Con questa unità invece facciamo solo esclusivamente polizia marittima. Comandante Puelis, stiamo eseguendo un controllo. Sì, allora il controllo viene eseguito di routine, si va ad appurare che i soggetti possono navigare in relazione al tipo di unità che hanno e al numero di persone che hanno a bordo. Quello che però preme alla Guardia Costiera in particolare non sono solamente questi controlli, ma a noi interessa soprattutto vigilare affinché nessuna unità possa navigare sotto costa mettendo a repentaglio la sicurezza dei bagnanti. Quindi su questo diciamo i nostri equipaggi sono inflessibili. Nel momento in cui si va ad appurare che c'è un'unità sotto costa che sta navigando magari a velocità e può mettere a repentaglio, può mettere a rischio l'incolumità delle persone, in quel caso il controllo diventa serrato e le sanzioni sono elevate. In questo caso stiamo procedendo al controllo di un'imbarcazione da diporto e procederemo, qualora tutto a posto, quindi qualora saranno rispettate tutte le dotazioni di sicurezza, all'eventuale rilascio del famoso bollino blu. Il bollino blu che vi faccio vedere è un è adesivo, è un indicatore del fatto, un contrassegno, ecco mi veniva il termine, numerato, sono tutti numerati, vengono rilasciati dal Ministero e poi successivamente rilasciati a tutte le imbarcazioni che hanno o che sono in regola con la normativa attualmente vigente, per cui ora procederemo a fare il controllo, se tutto va bene verrà rilasciato il bollino blu. Nel frattempo nello sfondo vi faccio vedere quello che è uno dei mezzi particolari della Guardia Costiera, è il Golf Charlie Alfa 79, che è un gommone veloce che monta due motori da circa 300 cavalli ciascuno, ma la caratteristica è che si riesce ad andare su bassi fondali e a velocità molto elevate, quindi sostanzialmente è utilizzato per le attività di polizia marittima. Ecco comandante, questa è un'area particolare, un'area marittima particolare. Sì, questa è l'area dello sbarcatore, qui vige un divieto di svolgimento di qualsiasi attività per pericolo di crolli, che come potete vedere è evidente. Infatti per tale ragione, considerato che abbiamo visto che ci sono comunque dei soggetti sulla scogliera, abbiamo informato la Capitaneria di Porto che a breve invierà una pattuglia per verificare che la rete che interdiceva l'accesso all'area non sia stata divelta nottetempo da qualcuno. Ecco comandante, siamo tornati alla base, abbiamo eseguito questo giro di perlustrazione, facciamo un bilancio, com'è andata? Ma il bilancio potete farlo anche voi, nel senso che oggi abbiamo perlustrato l'area marittima che va dal Faro Santa Croce, che comprende Faro Santa Croce, il Golfo Sifonio, le Acque Verdi, la Balata Liscia, fino allo sbarcatore. Devo dire che complessivamente sono state fermate due imbarcazioni, una era di battente bandiera lituana e l'altra invece era un'imbarcazione, un natante da diporto, al quale abbiamo rilasciato un bollino blu proprio perché le dotazioni in possesso erano quelle previste, per cui tutto rientrava nella norma. La balneazione, come avete visto, sembrava abbastanza sicura, per cui noi siamo abbastanza soddisfatti, il resto lo lascio a voi. Per concludere, Guardia Costiera sinonimo di sicurezza. Guardia Costiera sinonimo di sicurezza, ma anche di tutela dell'ambiente, tutela delle risorse ittiche e tante altre attività che vengono fatte giornalmente dai nostri uomini e dalle nostre donne.